Eccoci di nuovo qui, care amiche e cari amici. Questa volta vi presento un libro che non ho ancora cartaceo in mano, ma vi faccio vedere l'immagine della copertina. È già pubblicato su Cataweb e su il mio sito, su Amazon, lo trovate dappertutto e si chiama Re Edipo. Lady Macbeth e la corte dei parafiliaci. È un vero e proprio libro di psicologia del BDSM in cui trovate non soltanto tutti quegli elementi che sono caratteristici del mondo BDSM, ovvero le insorgenze delle parafilie, le qualità particolari delle insorgenze dei complessi di Edipo piuttosto che del feticismo, piuttosto che del complesso di Elettra, tutte quelle cose che rimandano al variegato mondo del BDSM. Ma attenzione, è un trattatello di psicologia che però non penalizza il mondo del sadomaso, anzi. Nel mondo del sadomaso si dice che può essere un gioco molto molto interessante per riqualificare, migliorare, conoscere se stessi attraverso quello che è il superamento della paura, il superamento del dolore, la contrapposizione in termini di quelli che sono stati gli elementi che hanno generato eventuali disagi. Insomma, è un bel libro, un bel libro anche perché l'ho scritto io, divertente. Ho cercato di scriverlo in modo molto scorrevole, alla portata di chiunque. È utile sia per chi si approccia al mondo del sadomaso, sia per chi è semplicemente incuriosito da un mondo che viene definito e descritto in maniera piuttosto bizzarra, truce, sanguinolenta, cosa che in realtà non è, e soprattutto per chi vuole approcciarsi in termini semiprofessionali o professionali, ma comunque qualitativi, con competenza, consapevolezza e qualità. Ve lo consiglio, ovviamente, sono 180 pagine, c'è veramente di tutto, compreso l'elenco delle 547 parafilie catalogate dal mondo della scienza e della psicologia. Vi auguro una buona lettura, spero che vi sia utile, spero che vi piaccia soprattutto, e per qualsiasi domanda o per qualsiasi risposta, valutazione, anche critica, mi raccomando, sono sempre a vostra disposizione. Un abbraccio.